Salvini, cominciamo allora così, con una valutazione sulle parole di Matteo Renzi qui alla Camera sul semestre a guida italiana in Europa. Il vuoto, un'ora di niente, un'ora di cappello in mano per dire alla signora Merkel faremo tutti i compiti a casa, i compiti che ci hanno portato a una situazione disastrosa. Quindi massima delusione, non è questa l'Europa che vogliamo, non è questa l'Europa della disoccupazione, dell'euro e dell'immigrazione incontrollata. Noi da settimana prossima a Strasburgo portiamo un'altra Europa, portiamo l'Europa degli italiani che non ne possono più. Questi referendum che proponete, i cinque referendum che proponete? Siamo orgogliosi come Lega, soli contro tutti, di consegnare milioni di firme domani per cancellare la legge Fornero, per cancellare le prefetture, per cancellare la legge Merlin e regolamentare la prostituzione. Mi spiace che qualcuno perda tempo e penso all'incontro Renzi-Grillo per parlare di legge elettorale di cui non frega niente a nessuno. Noi preferiamo preoccuparci e occuparci di pensioni, di immigrazione, di prostituzione e di sicurezza. Voi però siete entrati nella partita delle riforme costituzionali, anche se un po' alla fine. Sì, perché lì si parla del futuro dei cittadini, lì si parla di un'Italia che può tornare a sperare nel federalismo, nella responsabilità, premiare chi lavora bene, punire chi lavora male. E quindi se siamo riusciti dall'opposizione in 15 su 300, perché i senatori leghisti sono 15 su 300, a far cambiare idea al Partito Democratico e a restituire ruolo, poteri e quattrini ai comuni e alle regioni, siamo solo contenti. Intanto sul Senato ritorna l'immunità parlamentare, pare ci sia un accordo tra Lega, Governo e Forza Italia per reintrodurla. Lei è d'accordo? Ma innanzitutto che il Partito Democratico si metta d'accordo con se stesso, perché non può fare una cosa al governo e una cosa con Renzi. Detto questo, chi sbaglia paga, soprattutto se è un politico, che però il diritto di parola, di pensiero e di stampa vada garantita a tutti, perché c'è qualche magistrato a cui evidentemente non piace chi non la pensa come lui, questo è altrettanto concreto. E quindi per intenderci, se il sindaco di Venezia fa qualcosa di sbagliato può essere anche senatore, ma va punito, punto. Però diciamo che ho visto troppi arresti fondati sul nulla e senza neanche un bigliettino di scuse a gente che è stata in galera per uno, due o tre mesi per dire che i magistrati possono essere liberi di fare, forcare e disfare senza rendere conto a nessuno. Quindi l'immunità limitata al diritto di pensiero e di parola io la vedo assolutamente bene. Sarebbe d'accordo all'ipotesi che fosse la Corte Costituzionale a decidere? Decida qualcuno, basta che non ci sia un giudice che si alza la mattina e decide di mettere qualcuno in galera e poi se sbaglia non ne paga le conseguenze.